Nel primo cerchio dell'inferno, Dante dipinge un quadro ideale di vita cortigiana del suo tempo, il nobile castello degli spiriti magni. Si trova nel limbo, il lembo più alto della voragine infernale, è circondato da 7 cerchi di alte mura e difeso da un fiumicello. All'interno si trova un verde prato di erba fresca, come nei cortili e nei chiostri del tempo. In questa oasi di relativa pace, illuminata da un emisfero di luce, si intrattengono uomini e donne d'alta statura morale e intellettuale. Nell'immaginare il limbo, Dante trae spunto dalla rappresentazione classica dei Campi Elisi, attualizzata con elementi più vicini al mondo feudale. E la vita cortese riappare poco oltre, rievocata dagli amanti Paolo e Francesca. Ai tempi di Dante, la città di Ravenna, dove nacque Francesca, era ancora sul mare e rientrava nel comprensorio del Delta del Po. Ma la scena più celebre viene ambientata in un castello del territorio di Rimini, dove, secondo le consuetudini aristocratiche, ci si dilettava leggendo libri della letteratura bretone. In questo ambiente nobile e sofisticato sboccia lo sfortunato e peccaminoso amore tra i due, un fatto di cronaca che ispirò la scena del Quinto Canto. Il successivo incontro con Ciacco ci riporta invece all'interno dei palazzi fiorentini, a scoprire altri aspetti della vita medievale, le feste e i banchetti, dove si consumano i peccati di gola e le congiure tra le fazioni cittadine. L'aspetto della geografia infernale che merita maggiore attenzione sono i cerchi, ossia i gironi in cui è suddivisa la valle infernale. In realtà i cerchi sono un elemento comune alla struttura di tutti e tre i regni. Infatti si dicono cerchi anche le cornici della montagna del Purgatorio e persino il Paradiso è suddiviso in cerchi celesti che si muovono roteando. Dalla sponda dell'Acheronte, Dante scende nel limbo e raggiunge poi il secondo cerchio, più stretto del primo. Qui lo accoglie l'orribile scenario del tribunale di Minosse, un giudice bestiale che riproduce con i giri della sua coda la struttura stessa dei gironi. In un ambiente buio, battuto dalla bufera infernale e inciso da una ruina, la frana che si produsse nell'inferno alla morte di Cristo, le anime vengono sbattute dal vento e paragonate ad uccelli. Nel terzo cerchio, una pioggia incessante di acqua sporca, neve e grandine cade sulla terra che esala fetore. Cerbero, un mostro vorace, punisce coloro che furono ingordi in vita, i golosi.